Bene, grazie. Perdonatemi il ritardo e anche un po' l'affanno. Sono salito ora in una stanza per collegarmi e poi vi lascerò subito perché è in corso il consiglio regionale e quindi devo seguire i lavori dell'aula. Però è l'occasione per salutarvi, salutare tutti i presenti, ringraziando anche di questa partecipazione molto estesa, vedo addirittura 218 partecipanti, segnale evidente dell'importanza del momento e della necessità che abbiamo avvertito di fare un ulteriore passaggio pubblico prima dell'approvazione del decreto che l'ingegner Marco Tulli adotterà a breve sul bando ricerca e sviluppo, la misura che è prevista nella programmazione regionale, che mette a disposizione sin da subito oltre 100 milioni di finanziamenti per progetti appunto di ricerca e sviluppo molto esposti verso il mercato, che richiamano il sistema produttivo toscano ad un grande sforzo di progettualità e di innovazione. Ed è questo l'obiettivo che la programmazione regionale tutta si propone e che proprio attraverso la parte più significativa della programmazione che passa proprio dalle misure del sostegno a progetti di valore su ricerca e sviluppo si sostanzia. Io vi saluto e basta, perché poi ci sarà Marco Tulli e non so chi altri del settore che ringrazio, che presenterà più nel dettaglio lo strumento. Sarà pubblicato a questo punto, dopo il 20 di gennaio, in modo tale che sia a disposizione un tempo che favorisce non solo chi nel tempo si è già documentato, ha già avviato i lavori di organizzazione, sia per quanto riguarda la propria impresa, sia per quanto riguarda i partenariati che potranno essere costruiti attorno al progetto, ma anche a quelli che ci si sono avvicinati più di recente, che hanno quindi avuto la possibilità di farlo un po' più tardi in questi ultimi periodi, in modo tale che io auspico ci sia una graduatoria sicuramente lunga, perché una dose di risorse di questa portata in un bando non è così usuale, ma anche che ci sia la possibilità di finanziare tanti progetti molto validi. Di questo sono sicuro e credo che di questo ne beneficeranno non solo le imprese beneficiarie, ma tutto il sistema, le filiere, che potranno quindi godere di questo ulteriore spunto di innovazione. Mi preme ringraziare le associazioni di categoria che anche questa volta hanno offerto la loro collaborazione per la buona riuscita del webinar, e anche perché con loro stiamo ragionando di come strutturare un vero e proprio sistema di collaborazione, una piattaforma di affiancamento alle imprese che possa mettere a disposizione del sistema produttivo toscano non solo la pubblica amministrazione, la capacità di facilitazione di chi le rappresenta, ma un po' tutto, il sistema pubblico nel suo complesso, a partire dalle occasioni nazionali che non sono banali in questa stagione inaugurata con il PNRR, e fino al ruolo complementare che intende svolgere la programmazione regionale. È anche l'occasione per inviare a tutti quanti gli auguri di buone feste, naturalmente anche di buon lavoro, perché questo è un momento che di presentazione che di certo non allenta la tensione operativa, ma anzi la finalizza a breve in un contesto in cui le proprie idee potranno essere valutate in mezzo alle altre per poter spuntarla anche con un incentivo pubblico significativo. Mi fermerei qui perché poi la misura nella sua delineazione generale è conosciuta ormai dai momenti di presentazione generale più alti che ci sono stati negli ultimi mesi, sia nella presentazione che abbiamo fatto in primavera,
che poi nelle presentazioni pubbliche in ogni provincia o attraverso i momenti di approfondimento che le singole categorie hanno voluto organizzare in tutti questi mesi, e poi perché chiaramente in queste ultime settimane ci sono state evoluzioni. La delibera che ha approvato gli criteri essenziali è di dominio pubblico, è stata sicuramente esaminata, anch'essa è stata presentata in altre occasioni, quindi ci sono sicuramente elementi di maturità sufficiente perché le imprese toscane che hanno intenzione di investire e di presentare progetti di ricerca e sviluppo possono farlo con uno strumento che ormai è digerito e che è conosciuto. In ogni caso, i dettagli di questa misura vi saranno ulteriormente offerti in questa seduta. Grazie e appunto mi scuso nuovamente, ma i lavori dell'Aula reclamano anche la mia presenza. Grazie, assessore. Allora, prendo appunto la parola per dire, a questo punto possiamo iniziare molto rapidamente la presentazione. Qual è l'agenda di questa presentazione? È abbastanza semplice, farò solo un rapido richiamo perché appunto, come diceva l'assessore, per quanto riguarda la misura, ormai è stata presentata, è uscita la delibera con indirizzi che è appunto la 1352, quindi assolutamente con dettagli. Seguirà appunto a breve anche il decreto con cui viene definito i dettagli dello specifico del bando, però fondamentalmente i termini sono stati presentati perché il decreto non farà nient'altro che attuare quegli indirizzi, quindi fondamentalmente poi saranno questi dettagli. Abbiamo anche, quindi, primo, ripeto, veramente pochi minuti, giusto se uno chiede qualche delucidazione in più, ma credo che a questo punto tutti voi che partecipate, abbiate avuto, gli elementi per poter conoscere il dettaglio. Seguirà, dopodiché, passeremo la parola a Sviluppo Toscana, che è il soggetto, come sapete, il soggetto che provvede all'implementazione, in cui verrà presentato fondamentalmente lo schema di base per la procedura informatica di acquisizione delle domande. Anticipo, visto che l'ha accennato l'assessore, così lo rifisso e viene ribadito, abbiamo detto che ci stiamo preparando in modo che l'avvio effettivo operativo, quindi l'immissione della domanda, anche per i tempi tecnici che ci sono approvazione, siamo a fine d'anno ed altro, quindi l'esigenza di poter essere pubblicato sul board e tutti i tempi che ci sono di ripresa dopo le feste. Stiamo pensando appunto che la partenza ufficiale dovrà essere il 24 di gennaio, effettivamente, e ci sarà è stato tempo, l'assessore ha a disposizione che siano 60 giorni. 60 giorni per quanto riguarda il completamento. Quindi le domande chiuderanno il 23 di marzo, ok? Quindi dal 24 gennaio al 20 di marzo. Queste sono le date che possiamo già considerare ufficiali, sono ufficializzate nel decreto, però posso anticiparvele che fondamentalmente questa è l'ulteriore informazione aggiunta che si può mettere nel resto. Nel frattempo, ovviamente, è possibile e vedremo anche di metto a disposizione, così come abbiamo fatto per quanto riguarda il bando impresa digitale, in attesa una valutazione devo fare con Sviluppo Toscana, ma sarà anche comunicato un indirizzo per eventuali domande aggiuntive rispetto a quelle che sono state fatte. Comunque i riferimenti sono sempre appunto gli stessi. Allora, a questo punto direi di passare rapidamente. Ah, scusate, non abbiamo finito. In fondo a Sviluppo Toscana presentato potrà esserci anche già una piccola sessione di question time per qualche domanda che potrà essere fatta rispetto a quelle che abbiamo già consolidato. Tutte domande che saranno presenti nel sistema delle FAQ, famoso quindi delle domande fatte da questo punto di vista, tenendo sempre presente che le domande rispondono a singoli esempi particolari che possono avere anche un aspetto generale, però se c'è qualche dubbio nell'applicazione di quella particolare domanda al proprio caso, è sempre meglio fare la domanda specifica e non dare per scontato che una risposta data in quel contesto specifico sia esattamente quella che serve. In generale, sì, però quello risponde a specifiche domande. Le FAQ sono specifiche domande, perché per quanto riguarda la lex specialis fa sempre riferimento al bando e alle sue caratteristiche. Ok, questo è sempre un tema abbastanza importante da sottolineare. Procedo rapidamente condividendo lo schermo.
E andando rapidamente appunto alla presentazione dello schema, il terzo. Ci siamo. Vedete lo schema condiviso? Qualcuno mi risponde? Sì, vogliamo. Ok, come dicevo molto rapidamente, non vorrei passare il tempo perché a questo punto penso di essere noiosissimo perché questa occasione di presentare tra me e il collega Pellegrineschi penso l'abbiamo fatta più volte. Se non ve lo ricordassi, a noi ci piace ricordarlo, l'azione 114 è un'azione che prevede il livello di dotazione di 240 milioni. In questa prima fase, ovviamente, noi metteremo a disposizione quelli che sono a bilancio disponibili, che sono circa la metà, fondamentalmente un po' più della metà, ma fondamentalmente, mentre gli altri saranno successivamente messi a disposizione. Con gli stessi, la domanda che potrebbe fare qualcuno con gli stessi indirizzi? No, nel senso che non si sa, forse sì, forse no, deciderà la giunta a suo tempo. Ok, questo è un aspetto che vorrei sottolineare, nel senso che finché non ci sono gli atti, evidentemente nulla è possibile decidere. In questo caso, il primo bando, per quanto riguarda 1.4, è stato definito. Sappiamo che è un bando che ha delle caratteristiche particolari che si affida all'articolo 25, come quelli precedenti. La novità che per quanto riguarda l'aiuto era il fatto che oltre ad avere la sovvenzione diretta per quanto riguarda l'investimento, in maniera percentuale rispetto all'investimento, c'è anche una sovvenzione commisurata agli interessi, con un finanziamento bancario agevolato non obbligatorio, quindi, e che comunque viene definito dall'accesso all'istituto di, appunto, di finanziario, quindi a banche abilitate in questo contesto, che parliamo di un bando appunto che sarà oggetto del prossimo decreto di mia firma al riguardo, gestore Sviluppo Toscana, e parliamo di 125 milioni in totale, di cui 100 per contributo fondo perduto sul progetto e 25 per la quota parte di costo degli interessi. Interessi che comunque hanno un valore massimo di copertura, sono cappati appunto ai 200.000 euro di riferimento massimo e possibile in quel contesto. Il bando contiene anche due riserve su specifiche indicazioni della Giunta che riguarda le imprese cosiddette di aree, le imprese localizzate in aree interne e soprattutto, beh, forse ben più importante per l'intensità, per la dimensione, il 50% della dotazione sulle imprese delle province costiere. Sottolineo delle imprese delle sottolinee costiere. Per quanto riguarda la finalità, la conosciamo, si tratta di un progetto che prevede due bandi, parliamo di tecnologie avanzate che fanno riferimento e la transizione ecologica che fanno riferimento alla strategia di specializzazione intelligente e lì dentro in quella griglia si devono configurare ed è l'unico bando di tutti quelli di mia competenza perlomeno e in cui possono partecipare, in uno dei due bandi in cui sarà fatto, possono partecipare anche le grandi imprese. Se e solo se in partenariato con almeno tre piccole e medie imprese. L'altra caratteristica, l'altra novità, diciamo le due novità più importanti sono queste, appunto, l'altra novità è che per poter essere ammessi occorre che il progetto d'arrivo, cioè il prodotto d'arrivo, il risultato d'arrivo, sia configurabile con un livello di TRL, cioè di Technology Readiness Level, livello di prontezza tecnologica, diciamo così. Di livello 7 o livello 8? Livello 7 e livello 8 che vedete descritti come livello 7, dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale, o 8, definizione e qualificazione completa del sistema. Ripeto, parliamo del TRL di arrivo, io sono solito dire, può partire anche da meno 9 per quanto ci riguarda. Poi ci sarà una valutazione del progetto che valuterà se quel progetto è bellitario o no, che partendo da meno 9 arrivi a 7 o 8, però questo è un dettaglio che voi avrete nella presentazione del vostro progetto, quindi fondamentalmente. Però noi il valutatore, anzi i valutatori dovranno valutare semplicemente la coerenza del progetto e l'arrivo di questo a questo livello di base. Questa è la caratteristica fondamentale, abbiamo detto, parlo di bando, ma effettivamente parliamo
bandi, perché parliamo di bando 1 per progetti strategici a cui possono partecipare appunto anche le grandi imprese, per progetti che vanno da 1,5 milioni a 3 milioni e per una durata massima, compresa la proroga, che è di 24 mesi. Quindi non è 24 più 7 più 3 come potesse, quindi 27 mesi, ma è 21 più 3. Quindi 24 è la durata massima, su cui saremo molto pignoli nel rispetto, perché abbiamo bisogno di raggiungere i target in tempi utili e quindi non sarà consentita proroga da questo. Quindi attenzione a determinare correttamente il vostro cronoprogramma, il vostro Gantt per quanto riguarda i progetti, sarà molto importante. E il bando 2, su cui invece sono stati in generale anche per bandi singoli, per progetti da 250.000 a 1,5 milioni, per progetti fino a 18 mesi, compresa la proroga, quindi 15 più 3, e che ha la novità su cui potranno partecipare anche le mid-cap, sono anche come singole, perché le mid-cap, il bando 2 è precluso alle grandi imprese, a parte le mid-cap, che sono un particolare tipo di grande impresa che hanno meno di 500 dipendenti. Okay, quindi sono grandi imprese, sì, ma sono grandi imprese relativamente piccole, appunto, sotto i 500 dipendenti. Meno, non minore uguale, meno, devono avere al massimo 490 dipendenti. Il quadro tecnologico l'abbiamo detto e fondamentalmente questo si innesta nel contesto. Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità, abbiamo già detto, il tema era stato definito nello specifico dalla DGR 716 con le linee guida standard, per cui fondamentalmente parliamo di un tema condiviso. Le linee guida standard è il framework dentro il quale si innesta ogni bando, che è stato approvato appunto dalla giunta, lo ripeto, con la delibera 716 dell'ultimo di giugno passato, del 2023 quindi, e lì dentro ci sono appunto gli schemi degli obblighi che devono essere portati in quel contesto, quando si presenta un bando. E sono fondamentalmente relativamente condivisi. Ogni impresa, quindi anche ogni impresa che sta nel partenariato, deve soddisfare quei requisiti di ammissibilità. Come già ho risposto a qualcuno, nel momento in cui si fa in partenariato, eventualmente si aggiungono requisiti, non è che ne vengono tolti, cioè oltre a quelli che deve avere, che un'impresa deve avere per se stessa, dovrà averne anche come partenariato. Il meccanismo di selezione, è importante tenerlo presente, esiste una serie di criteri, anche questi definiti a livello del comitato di sorveglianza, che è l'organismo appunto di collaborazione, di partecipazione in base al quale vengono definite le specifiche, e su questa base ci sono definiti appunto i diversi valori, come il grado di novità, la validità tecnico-economica, sfruttamento dei risultati piuttosto che altri aspetti, e anche con le caratteristiche per quanto riguarda il team di progetto. Tutte queste fanno parte di valutazione, perché è compito del valutatore, l'esperto che sarà chiamato successivamente appunto a fare la procedura valutativa e quindi relativa, valuterà la coerenza e la composizione del team di progetto. Sappiamo che il progetto di ricerca e sviluppo ha una parte essenziale, di norma quasi oltre il 50% dei costi del personale. Personale ricercatore, personale appunto coinvolto nel progetto, sono i costi di personale, quindi la maggior parte di questi costi, oltre agli altri che potranno essere considerati. E quindi ci possono essere, quindi vengono assegnati punti secondo questo meccanismo. Novità. Ecco, la novità che va inserita è questa dei criteri di premialità, in cui fondamentalmente sono stati introdotti un po' di condizioni forse nuove, qualcuna di queste nuove rispetto a quelle precedenti. Scusate una cosa, Alberto, scusa, sono in un webinar in questo momento. Sì, scusami. E quindi dicevo, queste novità per quanto riguarda la premialità. Che si differenzia dalla selezione. Allora, la selezione consente fondamentalmente di poter ottenere un punteggio in base al quale il progetto viene ammesso oppure non ammesso.
Parliamo di 100 punti, questi 100 punti se ne devono essere almeno 60, ok? Quindi scusate, torno indietro, criteri di selezione, quindi in base al quale possono essere presi dei punti e bisogna avere per l'esame di finanziamento dovrà raggiungere un punteggio minimo sia per il singolo criterio, scusate, questo devo sottolinearlo, e per il totale, ok? Fatta l'ammissione, si può avere la premialità. Nel senso che si possono acquisire ulteriori punteggi di premialità che potranno essere utilizzati, come dire, per scalare la graduatoria. Se io ho raggiunto un punteggio di 80 e quindi sono stato ammesso, a questo punto possono essere valutati i criteri di premialità che potranno portarmi a 85, 90 o 100, quello che sia. Comunque ci sono ulteriori, tendenzialmente 25 punti, forse cambiati con l'ingresso dell'ultima premialità che riguarda un'attenzione particolare, però dicevo, qui ci sono delle novità rispetto alla storia, perché vengono considerati la titolarità per quanto riguarda femminile e giovanile, la parità di genere, quindi l'eventuale certificazione PDR del 2022, eventualmente rating di legalità, quindi la certificazione da questo punto di vista con le diverse stellette che si devono raggiungere, piuttosto che il livello di sicurezza, quindi la certificazione 45001, non a caso noi abbiamo fatto, bando è ancora attivo, c'è ancora attivo per impresa digitale sicura che consente di investire per raggiungere la certificazione 45001. Quella certificazione può diventare una premialità in cui fosse raggiunta e portata appunto come premialità all'interno di ricerca e sviluppo, piuttosto che la possibilità di occupazione come da liste di mobilità e altre caratteristiche, queste anche queste sono ovviamente note, e ambientale, e diciamo così come la partecipazione appunto a aree interne, aree di crisi, secondo come sono state elencate in questo contesto. La novità è che, decisione dell'ultimo momento, giustamente, che sapete che abbiamo avuto un'alluvione in diverse zone della Toscana, un serio problema che quindi un mercato è stato attenzionato, quindi viene riconosciuta anche una premialità che in genere è circa 4 volte quella delle altre premialità, perché consente di arrivare fino a 12 punti, diciamo 4, vabbè, dipende, insomma da 4 a doppio delle volte degli altri, quindi a 12 punti se parliamo di imprese appartenenti riconosciute come imprese danneggiate, quindi quelle che nella ricognizione attualmente in corso riconosciute come danneggiate. E quindi riconosciute sono certificate. Questa è la novità aggiunta non da molto. Rapidamente questo, poi io se non ci sono domande specifiche mi fermerei perché ho detto che sarei stato breve. La sovvenzione interessi appunto è quella tipologia diversa. Abbiamo già è un motivo per cui siamo tra virgolette relativamente in ritardo, è proprio perché i tempi tecnici per quanto riguarda l'attivazione della provvista BEI. Noi abbiamo provveduto a fare un accordo con BEI, la Banca Europea degli Investimenti, che ha messo a disposizione una provvista che è particolarmente importante perché appunto è riconosciuta, e cioè importante, è interessante per il basso costo, e quindi questa provvista fornita alle banche consente di abbattere i costi del finanziamento. Quindi, per quanto riguarda l'accesso al finanziamento agevolato, è un finanziamento agevolato che è agevolato in diverse modalità. Può essere agevolato in diverse modalità. Per quanto ci è agevolato, in quanto noi abbattiamo gli interessi fino al cappato, quindi a 200.000 euro, quindi fino all'80% eventualmente del valore degli interessi, oppure del 90% nel caso parliamo di progetti in cui i green diventa l'obiettivo fondamentale, così come sono riconosciuti dalle specifiche BEI. Questa classificazione green verrà classificata secondo i dettami appunto di BEI. Primo livello di abbattimento di interessi. Secondo livello, la provvista è più bassa, quindi il costo della provvista è più basso, quindi le banche dovranno riconoscere un costo ancora inferiore rispetto a quelli di mercato, perché la loro provvista gli viene fornita loro a un prezzo più basso. Quindi, pur mantenendo i loro ritorni, i loro ROI, fondamentalmente non potranno farlo mantenendo dei costi più bassi. E infine, siccome questi comunque è anche possibile verificare la possibilità di accedere al fondo centrale di garanzia, da questo punto di vista sarà anche possibile che voi possiate trovare un abbattimento dei costi grazie all'accesso alla garanzia. Quindi comunque sia sono garantibili, non è, è una scelta, come già detto il finanziamento non è obbligatorio, può essere richiesto e eventualmente riconosciuto in sede di rendicontazione e di presentazione del piano.
Io direi che questo magari lo vediamo perché a questo punto ne verrà discusso ampiamente nella presentazione che verrà fatta subito dopo il mio intervento e direi di fermarmi qui. Altre grandi novità, andiamo, non ci sono forse questa di distinzione, ma anche questa era stata già comunicata, che i due bandi, bando 1 e bando 2, bandi in cui partecipano anche le grandi imprese, hanno di quei 125 milioni fondamentalmente una partecipazione al 30 e al 70%, ok? Fondamentalmente. Quindi al bando 2, quello delle singole imprese, anche piccole, è riservato il 70%. Diciamo la riserva delle costiere, casomai si può fare qualche domanda, è quella che ha trovato un po' una grande caratteristica, ma fondamentalmente il concetto della riserva è che viene stilata la graduatoria e in sede di scorrimento della graduatoria in funzione della provenienza, della tipologia delle imprese di cui stiamo parlando, della provenienza della sede unità locale a cui facciamo riferimento, dell'impresa, se è costiera o meno, verrà preso dal cassetto o no. Nel momento in cui quindi finché saranno disponibili fondi dal cassetto delle imprese costiere, delle imprese delle province costiere, e finché saranno state ammesse queste imprese costiere, quel cassetto sarà dedicato esclusivamente a loro. Nel momento in cui le imprese della costa, i progetti presentati a loro fossero finiti, sarà anche possibile che vengano utilizzate per tutte le imprese in generale, perché non ci sono più imprese costiere da finanziare. Ma fondamentalmente la cosa importante è che quel cassetto, finché ci sono imprese costiere che hanno presentato progetti ammessi, saranno finanziabili in quel cassetto senza problema. E ovviamente se si va oltre non c'è nessun problema, potranno anche consumare il resto delle risorse. È un tema che abbiamo parlato spesso, non credo che ci siano problemi, eventualmente accettiamo qualche domanda. Io mi fermerei qui, interrompo la condivisione e passo la parola ai collaboratori di Sviluppo Toscana, dovrebbero essere già in grado di poter presentare la piattaforma in base alla quale sarà fatta la domanda. Prego. Grazie ingegnere, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Nea Belloni, Servizi Informatici di Sviluppo Toscana e oggi insieme ai colleghi Andrea Montagnani e Matteo Tazzini faremo questa presentazione delle schede di questo nuovo bando sul nuovo sistema finanziamenti toscani. Condivido lo schermo. Angelo, scusa, non riesco a condividere lo schermo. Angelo, scusa, mi senti? Mi dice che non ho l'abilitazione a condividere lo schermo. Se puoi gentilmente. Io non sento. Ah, ecco, ok, adesso ti senti? Riprovo adesso? Prova. Perfetto, perfetto, grazie. Perfetto. Benissimo, spero che si veda. Allora, partiamo da qua, che è il punto di partenza. Noi ora daremo un taglio, diciamo, come se voi non conosceste il nuovo sistema, insomma, magari probabilmente qualcuno un bando precedente, però diamo un piccolo taglio informativo per dare, diciamo, un insieme di informazioni che possono essere utili anche a chi non ha mai visto il nostro sistema. Il punto di partenza è il nostro portale, dove nel secondo tab vediamo il sistema, la pagina informativa dedicata all'SFT, il sistema di Toscana. C'è una breve descrizione e il link al sistema di accesso, ovviamente accesso con identità digitale, e un alias di supporto da utilizzare, diciamo,
per tutte le problematiche non inerenti a un bando, perché per lo specifico bando verrà attivato un ASS di supporto tecnico informatico e ovviamente di assistenza sui contenuti come di consueto, mi viene da dire. Questo alias supporto SFT è fatto apposta per problematiche legate alla registrazione, alla richiesta di utenza aziendale e tutto quello che, diciamo, come dicevo prima, riguarda la parte non specifica della compilazione della domanda. In questa breve, diciamo, breve demo, breve illustrazione, vi farò vedere, io in particolare vi farò vedere la parte di registrazione e di richiesta dell'utenza aziendale e poi passerò la parola al collega Andrea Montagnani per la specificità degli esempi sulle schede del bando. Allora, per quanto riguarda la pagina informativa, vi poniamo l'attenzione sugli allegati che contengono tre guide e un modulo di delega. Le tre guide consigliamo ovviamente a tutti di darci un'occhiata e anche di scaricarle. Sono la guida alla registrazione utente, che è proprio il primo passo per registrarsi sul nuovo sistema, la guida all'utenza aziendale, di cui farò una piccola, diciamo, aprirò una parentesi specifica perché è quella un pochino particolare rispetto al vecchio sistema che utilizzavamo. Poi c'è un manuale, diciamo, di ampio respiro, sono tante pagine, però diciamo, potrebbe essere utile per districarsi nei vari menu del nuovo SFT. E il modello di delega è diciamo, da utilizzare per quello che viene definito dal punto di vista di SFT il procuratore alla compilazione. Cioè, ora vediamo le varie utenze, il procuratore diciamo, deve allegare durante la sua registrazione questo modello di delega, che è un modello di delega che viene fatto dall'azienda per lo specifico bando. Quindi una delle domande che di solito riceviamo anche nel supporto è se è necessario ogni volta che la delega è magari attivata. La risposta è sì, perché la delega è per azienda, ma soprattutto per bando. Quindi la trovate in questa sezione. Andiamo a vedere velocemente diciamo, alcuni punti chiave delle utenze aziendali. Allora, anzitutto per richiedere un'utenza aziendale è necessario essere registrati sul sistema finanziamenti Toscana, sul sistema SFT. Come ci si registra? Attraverso la propria identità digitale, si mettono i propri dati anagrafici personali e si viene registrati con il ruolo utente cittadino. L'utente cittadino è il prerequisito per poter fare una richiesta di utenza aziendale. In pratica, che cos'è l'utenza aziendale? È, diciamo, fondamentalmente diciamo, quel particolare ruolo che serve per presentare, compilare e presentare un'istanza di domanda per quell'impresa per cui facciamo questa richiesta. Non c'è scritto nella guida, ma questo è un consiglio che diamo noi dei servizi informatici. La prima richiesta dell'utenza aziendale è consigliabile che la faccia un procuratore, cioè un utente che ha una delega alla presentazione. Perché i ruoli, come potete vedere nella piccola slide che vi sto condividendo, sono tre: sono l'operatore, il procuratore e l'amministratore. Andiamo a leggerli per fare un breve riepilogo. L'operatore è il ruolo di base per quelli che hanno richiesta di utenza aziendale. Con questo ruolo l'utente può compilare la domanda, ma non la può presentare. Questo è il primo limite di questo ruolo. Un altro limite dell'operatore è che se ci sono due operatori all'interno delle utenze aziendali, non è possibile che si compili contemporaneamente. Per poter passare la compilazione della domanda da un utente all'altro è necessario che un procuratore o un amministratore riassegnino la domanda a seconda del caso. Il ruolo del procuratore è il ruolo centrale, fondamentalmente è il ruolo con cui un utente delegato dall'impresa può compilare e arrivare alla presentazione dell'istanza di domanda. L'amministratore è il ruolo riservato al rappresentante legale dell'impresa, che può autonomamente registrare inizialmente la sua utenza aziendale o entrare anche in un secondo momento, perché l'entrata in un secondo momento anche di un'utenza aziendale già registrata intercetta il codice fiscale del rappresentante legale e automaticamente lo eleva al ruolo di amministratore.
Che cosa fa l'amministratore oltre a non avere il vincolo, diciamo, della riassegna? Un amministratore può entrare, compilare, prendere in carico qualunque domanda, qualunque istanza di domanda creata per quell'utenza aziendale, ma ha un ruolo abbastanza importante che è quello della gestione degli utenti. Cioè, supponiamo che io, rappresentante legale dell'impresa Pippo SRL, decido di non avvalermi più di un consulente perché ho cambiato, ho deciso di avvalermi di un altro consulente. Tramite la gestione delle utenze posso revocare, e rimuovere l'utenza aziendale di quel procuratore che all'accesso successivo non potrà più utilizzare, quell'utenza per presentare o compilare istanze di domanda per la mia impresa. Quindi l'amministratore è il ruolo, master per quanto riguarda i ruoli su SFT. Alcuni altri piccoli dettagli che possiamo vedere prima di passare la parola ai colleghi. Anche questo era stato oggetto di una domanda di supporto. Un'organizzazione, un ente pubblico o un'impresa, generalizzando, si deve registrare una sola volta. Come vi dicevo, è consigliabile che lo faccia il procuratore con la sua delega, perché alla volta successiva il sistema dice che l'utenza è già registrata e ci registra automaticamente come operatore. A meno che non siamo i rappresentanti legali, allora in quel caso prenderemo automaticamente il ruolo di amministratore. D'accordo, io prima di passare la parola al collega, volevo dire che in previsione del question time, per le domande già scritte, non ci possiamo fare nulla. Per le prossime domande, se è possibile mettere un piccolo prefisso INF maiuscolo, in modo da far intercettare che abbiamo un collega che sta facendo un po' da mediatore e raccogliere domande, così possiamo discriminare le domande tecnico-informatiche dalle domande sul bando, abbastanza facilmente. Io vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola al collega Andrea Montenegro. Buongiorno a tutti, scusate, avevo il microfono spento. E iniziamo subito a entrare nel vivo. Chiedo a Matteo, ecco, di condividere. Allora, andiamo ad analizzare il sistema SFT. Una volta eseguito l'accesso, in alto a destra potete sempre controllare chi è l'utente connesso, che ruolo avete in quel momento e qual è l'organizzazione che state rappresentando. Quindi in alto a destra ci sono le credenziali. Il ruolo, come diceva il collega Enea, appunto in questo caso siamo amministratori della persona giuridica, quindi possiamo controllare tutte le utenze e i consulenti che possono operare per nome e per conto dell'amministratore. Quello che ci interessa, il menu è abbastanza semplice, il menu di sinistra, e quando vogliamo gestire le utenze abbiamo un menu profili utenze in cui potete vedere quali sono appunto tutti i dati delle utenze aziendale. E quello che andiamo a vedere nello specifico sono, e ci interessa invece, sono i bandi e domande. La voce bandi e domande vi mostrerà tutti i bandi attualmente aperti in questo momento affidati a Sviluppo Toscana e nello specifico troveremo alla data di apertura il nostro bando di ricerca e sviluppo. In questo caso è il primo, l'abbiamo chiamato RS Demo e sarà sufficiente premere sul bottone Partecipa. Potrete scegliere appunto partecipazione singola o partenariato, anche se credo che questo bando sia solo partenariato, ora siamo in una versione dimostrativa, Primo. quindi su partenariato, si seleziona, si preme avanti, devo decidere se sono il capofila o il partner, in questo caso sono la prima volta che faccio la domanda, sarò io capofila, premo ancora avanti. Il sistema genera l'istanza da presentare, mi chiede subito di inserire il codice Ateco per vedere se effettivamente è uno dei codici previsti dal bando. Confermandoli inoltre, passiamo direttamente alla compilazione della scheda. La novità, se qualcuno di voi ha già utilizzato SFT, è che questo bando, anche per comodità, avverrà in un solo step, cioè tutte le schede richieste per la compilazione sono disponibili in un'unica mandata. Prima cosa che bisogna fare come capofila è censire i partner.
Quindi, come step obbligatorio, devo inserire i codici fiscali di tutti i miei partner. Inserendo il codice fiscale in censimento partner, posso aggiungerne quanti ne voglio premendo il bottone più, viene creato l'intero partenariato. Una volta inseriti, al solito confermo inserimento, confermo inoltre, sono i due step che vanno premuti per aver creato il partenariato. E il sistema mi manda direttamente all'unico step di compilazione in cui sono divise e tutte le sezioni che ci interessano per compilare. Faccio subito notare che in fondo esiste un triangolino azzurro con un numero e una percentuale. Il sistema controlla tutti i campi obbligatori e la compilazione degli stessi e vi indica quando la domanda è pronta per essere presentata. O almeno per arrivare alla chiusura della compilazione, generare il PDF che andrà comunque scaricato, firmato digitalmente e ricaricato. In questo caso vediamo ci sono 52 campi obbligatori perché il bando è piuttosto complesso e quindi bisognerà iniziare dalla prima scheda a andare a compilare. Il consiglio che vi do, Matteo, se puoi chiudere, è ogni volta che salvate, cioè che compilate una scheda, premere salva. In questo modo i dati vengono salvati anche temporaneamente. Vedrete man mano che la domanda viene compilata diminuire il numero di controlli automatici e aumentare la percentuale di compilazione. Ci si può muovere, ecco Matteo ci fa vedere i campi vengono controllati, ormai lo sapete, quindi la marca da bollo se non c'ha 14 cifre è errata e così viene indicato in rosso un messaggio d'errore. Quando il campo è inserito male, mal formattato o non corrisponde alle regole previste, come in questo caso. Ci si può muovere direttamente da una scheda all'altra, sia premendo salva che non. La cosa importante è andare in ordine e seguire effettivamente la compilazione come indicata. Importante, se per caso non finiamo in una giornata la nostra compilazione, è sempre possibile tornare alla compilazione in corso. La cosa che ci tengo e preciso ogni volta che facciamo appunto questo tipo di seminari è che vado su bandi e sulle mie domande solo la prima volta, quando io devo creare la domanda. Quando invece devo proseguire una domanda già in corso, ricordate di spostarvi sempre su attività. Attività, troverete sempre tre schede. Che vi dice nuova attività da prendere in carico nel caso in cui siate un procuratore a cui è stata assegnata una domanda dall'amministratore, la dovrete prendere in carico, ma generalmente vi dovete spostare su attività da completare. Ovvero, se avete già iniziato e avete premuto almeno una volta il bottone salva, dovete andare sempre in attività da completare, selezionare la domanda, andare sul bottone azioni, premere completa e vi ritrovate con tutte le forme e le sezioni compilate fino al punto dove siete arrivati. Questa è l'ultima raccomandazione, perché spesso è capitato in passato che venivano aperte sempre nuove domande e poi non ritrovavate i dati. Questo accade se fate sempre partecipa al bando. Cosa diversa, invece, si preme una sola volta di partecipare al bando, la domanda viene creata e assegnata adesso a un CUP e su attività, domande da completare, potete ogni volta proseguire fino ad arrivare al completamento. Una volta completate tutte le sezioni, arrivati appunto al 100% e a 0 errori, potete completare la compilazione. Come avviene? Vi ricordo che devono completare la compilazione tutti i partner e poi il capofila a sua volta completerà. A quel punto lì devono presentare tutti i partner, quindi ciascun partner dovrà scaricare il PDF, caricarlo, ripresentarlo. E solo una volta che tutti i partner hanno presentato la domanda, il capofila potrà scaricare il suo PDF, firmarlo e arrivare solo in quel momento alla domanda presentata effettivamente. Il sistema rilascerà data e ora di presentazione e potrete sempre consultare in attività, attività completate, dovrete trovare la vostra domanda in stato completato e presentato. A quel punto sarete certi che avete partecipato correttamente al bando. Ora non so, sento Matteo se vuole aggiungere qualcosa di lato tecnico di scheda che magari non ho detto.
No, in realtà le schede sono quelle che poi vedranno anche il bando. Ci sono solamente alcune sezioni che saranno attive a seconda di scelte fatte durante la compilazione. Alcune tra le più note sono quelle relative all'antiriciclaggio, che sono, cioè che sono obbligatorie nella compilazione solo in determinati casi. Quindi per una ditta individuale, per un libero professionista o un'associazione di professionisti non sono schede presenti all'interno della compilazione, mentre per le altre tipologie sì. Quindi nella sezione dichiarazioni non avremo solamente queste due, ma cambieranno a seconda della scelta che farà l'utente in compilazione. La domanda, in questo caso noi siamo come capofila, quindi ha una domanda completa. Mentre per la parte relativa ai partner la scheda tecnica sarà molto ridotta, non avrà solamente poche voci, tra quegli indicatori e il referente di progetto. Avevo visto prima una domanda in chat che chiedeva se dovevano essere allegati i curriculum. Ah, lo vediamo dopo, ok, va bene. E quindi anche il partner comunque dovrà registrarsi, dovrà compilare la sua domanda all'interno del sistema, come avveniva già per i vecchi bandi. Poi per il resto in realtà è stato introdotto un controllo, quindi il capofila saprà sempre se poter chiudere o meno la compilazione, perché avrà l'indicazione se tutti i partner hanno compilato o meno la propria domanda e l'hanno chiusa. E poi in realtà Andrea non ho tante altre informazioni. L'unica appunto riguarda forse la scheda tecnica, dove abbiamo una sezione di progetto, la S2, che ha una serie di dati, ma deve essere poi completata caricando anche gli obiettivi operativi che fanno sempre parte della S2, ma abbiamo tenuto separati per una migliore gestione, proprio per la numerosità dei quadri. Quindi l'abbiamo tenuti separati, ma fanno sempre parte della S2. Ok, grazie Matteo. Faccio solo notare appunto che è cambiato il sistema, nel senso che abbiamo adottato un motore informatico più veloce che ci consente di avere la domanda in singolo step, quindi muovervi liberamente tra tutte le sezioni senza dover salvare prima una parte e poi un'altra. Altra novità che vi servirà soprattutto quando arriverete poi in istruttoria e in integrazione, vedete che in alto a destra abbiamo una campanellina col segno classico di notifica, quello viene indicato le comunicazioni che dovete leggere, per esempio quando vi verrà richiesta un'integrazione, eccetera, vi arriverà la notifica e poi c'è un'iconcina vicina che sono quelle tre finestre che vi consente di andare in modo diretto alle attività. Per non sbagliare, appunto, riaprire un'altra domanda, potete premere direttamente l'icona, venete mandati direttamente alle attività e completare la domanda. Basta, Guarda, io. Andre, solo una cosa, farei vedere un attimo come il partner si associa al progetto, che magari questo non l'abbiamo fatto vedere. Allora, recuperiamo, mi ha salvato il codice progetto, lo Sì. recupero. Ora, io non esco dalla piattaforma perché sono già associato, però altrimenti il partner dovrebbe entrare. Prendiamo questo. Allora, come partner io dovrò partecipare al bando, indicare che sono in un partenariato e indicare che sono un partner. Il sistema mi chiederà di inserire sempre l'Ateco inizialmente come prima verifica, poi mi chiederà il codice progetto al quale voglio associarmi. Ok, proviamo su verifica CUP. Ci dà l'ok, okay, confermiamo l'inserimento in oltre e ora ci siamo associati, selezioniamo Un attimino, il codice fiscale. un attimo. C'è Sì, sì, sì. un Sì, microfono io di aperto. russo c'ho solo Ah, la moglie, che è già ok, dopo. No, quello. attenzione, attenzione, c'è un microfono aperto. Ok, allora, ora sono entrato come partner, sono associato al progetto che ha un CUP master. Il nostro CUP locale riporta lo stesso CUP master con indicazione del nostro
il numero associato all'impresa con cui sono entrato e anche il partner dovrà compilare tutte le schede, come dicevo prima, con un numero ridotto magari di sezioni, soprattutto nella scheda tecnica, e dovrà portare a termine la compilazione per permettere poi al capofila di poter chiudere la sua domanda. Sì, perfetto. Quindi ogni partner deve ricevere appunto dal capofila il CUP master perché gli verrà chiesto appunto in fase di registrazione di partecipare come partner a quello specifico progetto, chiamato CUP master a indicare proprio il fatto che è quello che ha creato il capofila. Quindi l'ordine entra al capofila, riceve il CUP master, lo comunica ai partner, a quel punto lì in parallelo tutti possono compilare. Ma perché il capofila possa completare la compilazione è necessario che i singoli partner abbiano concluso la loro compilazione, come ci ha fatto vedere Matteo. Aggiungo, il CUP master è recuperabile sia nella sezione delle mie domande, lo si nota perché non ha nessun underscore, quindi questo è un CUP master, mentre questi sono CUP di domande a partecipazione singola, quando vedete l'underscore, oppure tramite No, l'attività. Matteo, non so se sono solo io, ma non vedo più la condizione dello schermo. Ah, Quello scusa, nominativo. allora Lo vediamo. vedete Si tutti? vede? Sì. Sì. Ah, ok. Oppure il CUP è sempre Ah, forse recuperabile l'avevo dalle ancora. attività. Si Ok, sì. vede? Sì. Ok. Quindi o dalla sezione delle mie domande o dall'attività. L'unica differenza fra un CUP di una domanda singola, un CUP ST di una domanda singola e un CUP master di un partenariato è il fatto che il CUP master di un partenariato non ha nessuna indicazione dell'ente associato, ma senza underscore e numero dell'ente. Quindi se dovete fornirlo ai partner, lo trovate in queste due sezioni. Perfetto, vi ringrazio per l'attenzione. Angelo, dici tu come procedere se facciamo Ok, di nuovo a questo punto, io direi che a questo punto approfittiamo del fatto che le chat, tanto grazie, direi che è stato abbastanza chiaro. Certamente ci sono delle domande, io però intanto, nel frattempo che si formano, comincerei a scorrere. Ora sono le ore 15, diciamo che ci diamo un quarto d'ora, 20 minuti ancora, perché se no facciamo un po' di tempo, giusto per il ritardo che abbiamo messo all'inizio delle due, per rispondere alle domande, a quelle che facciamo, che sono già in chat, quindi chiedo l'aiuto sia a Fabio sia a voi direttamente, piuttosto che al collega Leonardo Pellegrineschi, e andiamo a scorrere le chat e quindi vedere appunto le domande. Tutti quanti potete vedere le domande, quindi chiedo a Leonardo di iniziare eventualmente integrato con la parte informatica nel momento in cui si arriva. Andremo in ordine di presentazione sulle chat che sono state fatte. Ok, quindi cominciando dalla prima domanda in cui. Allora. Buonasera a tutti. Angelo, la prima, da quando è partita la registrazione, quindi direi questa Se la io. vedi, cominciamo anche a rispondere. A questo punto non c'è problema, diciamo, rispondendola online e registrata non c'è problema adesso. Quindi puoi Ok, iniziare dalla bene. persona e soci di due società e da Ok, cominciamo. dunque la domanda, vado direttamente alla risposta, il riferimento è soci, se una persona è socia in due società, se le società possono far parte dello stesso partenariato, specificando che non si tratta di società collegate. C'è il vincolo dell'indipendenza, no? Nei partenariati, vuol dire che due società non possono avere collegamento né associazione tra loro, neanche tramite la persona fisica, cioè c'è da prendere come riferimento la normativa del regolamento 651, l'allegato 1, che proprio definisce, dà la definizione di PMI e all'interno parla anche della nozione di associazione e collegamento. Dicevo appunto che ci sono dei casi anche che il collegamento si ha tramite persone fisiche. Quindi bisogna essere molto attenti, vedere che ruolo hanno
che partecipazione societaria ha lo stesso socio nelle due società. Quindi rimando insomma alla lettura approfondita di Comunque, questo. la risposta, no, ecco, diamo una risposta tranquilla, così evitiamo di fare errori direttamente, Leonardo. Eventualmente sul dettaglio delle specifiche le metteremo poi, però fondamentalmente la risposta è La la persona risposta è di. significa fare da collegamento, quindi sarebbe bene Sì, evitare. state attenti, dipende. Sì, potrebbe essere, questa è la Poi, risposta. la due, gli Ospedali ospedali. ASL, le ASL, gli ospedali possono partecipare al bando? No, non possono partecipare, non sono né imprese né organismi di ricerca, quindi non possono partecipare. Per quanto riguarda il caso di presentazione effettuata da una media impresa, che si conferma che per la media impresa non si possono rendicontare costi di amministratori e soci, come nei bandi precedenti. Una partecipata al 100%, però è un'impresa, va bene, può partecipare al bando, partecipata al 100% da comuni in questo caso, però è iscritta al registro l'impresa, quindi ok. In caso di presentazione del bando con una rete di imprese, le soglie complessive totali che possono essere raggiunte, sì, le soglie sono le stesse, probabilmente si riferisce alle soglie interne, probabilmente al riparto interno tra parte vi guiderà il sistema, perché il sistema già prevede che non si possa superare le limitazioni del bando, ma ci sono sì delle limitazioni da bando, come anche nei bandi 2020, per cui è necessario che un'impresa non superi il 70 da sola, il 70% dell'investimento complessivo e singolarmente non sia inferiore al 5% la sua partecipazione sull'investimento complessivo. Poi sarà fornita una modulistica legata al bando, che i membri del partenariato dovranno sottoscrivere allegare alla proposta progettuale. Ciascun soggetto dovrà creare un profilo sul portale. Beh, questa è una domanda di tipo informatico, ma se vi è già stato risposto prima nella presentazione della piattaforma. Per quanto riguarda una persona, socio, sì, questo è Risposta. quello già presentato. È necessario fornire i curriculum vitae, allora delle persone chiave. La risposta è sì, ma non di tutto il gruppo di lavoro, soltanto del cosiddetto referente scientifico, che è un soggetto unico per ogni partner. Quindi, se ci sono cinque partner, massimo cinque curriculum vitae. È chiaro che nella sezione specifica potrà essere data una descrizione comunque di chi sono, da chi è composto il gruppo di lavoro e delle caratteristiche, però senza allegare per ciascuno chilometrici curriculum vitae. Piattaforma e proroga, no, piattaforma e progetti di partenariato, ogni parte ha una propria istanza legata a quella del capofila, può il coordinatore accedere con la propria utenza, diciamo sì, il coordinatore segue la compilazione e può aiutare nella compilazione il partner, però come si è visto, soltanto a completamento potrà firmare a sua volta la domanda finale solo quando tutti i partner avranno compilato e può vedere quindi diciamo il via via cosa ha compilato il partner. Con riferimento alle spese personali di Leonardo, sicurezza. scusa se ti interrompo, no, su questa domanda informatica posso fare una precisazione, ti Sì, dispiace? prego, prego, ci Grazie. mancherebbe. Grazie. Se ho capito bene, la domanda è se può un coordinatore entrare nelle domande e controllare cosa sta facendo o comunque come si compila quella domanda. La risposta è sì, ma solo se è procuratore anche di quell'impresa. Cioè, supponiamo che ci sono tre utenze aziendali, il coordinatore deve essere procuratore in tutte e tre le utenze aziendali. Così a questo punto fa esattamente quello che ha detto Leonardo. Scusami, grazie. No, chiarimento dovuto, anzi, grazie. Allora, con riferimento alle spese del personale ammissibili, le spese degli amministratori per micro e piccole imprese possono essere rendicontati come contributi in natura e con riferimento ai TRL da raggiungere, se non siano soddisfacenti le prove del prototipo in ambiente di laboratorio. Oh, qui si entra in una parte ancora più tecnica. Mi pare che
Però questo chiede un supporto a Fabio Cherchi, che è l'esperto della parte rendicontazione. Per quanto riguarda i contributi in natura, Sì, ti confermo. Renato, nulla è possono essere cambiato venduti. rispetto al bando precedente, quindi si Dimmi. va in continuità, quindi rimane il vincolo delle micro e piccole imprese Sì, per i ok. costi degli amministratori. Però anche i contributi in natura, sì, Sì, esatto. certo. Con riferimento ai TRL da raggiungere, si considerano soddisfacenti le prove del prototipo in ambiente di laboratorio? Dovrebbe essere un TRL 7, per cui ora deve essere l'ambiente del test, deve essere un ambiente non solo di laboratorio, Il tuo ambiente operativo reale deve è un essere. ambiente operativo reale, infatti. Quindi bisogna vedere il TRL da raggiungere. No, detto così, mi pare le prove del prototipo in ambienti di laboratorio siano TRL RL6. Quindi, però c'è tutta, nel bando viene riportata la declaratoria dei TRL d'arrivo, e chiaramente su questi, insomma, basta vedere cosa è ammesso e si esclude la tipologia. Il bando 2, in caso di partecipazione di una midcap, il partenariato deve comprendere minimo 3 soggetti imprese o minimo 3 PMI, quindi di fatto minimo 4 soggetti imprese. Sì, esatto, minimo 4 soggetti imprese, cioè la midcap sta più insieme a 3 PMI. Se detto è un sottoinsieme di una, cioè è una tipologia di grande impresa, e quindi deve stare insieme a 3 Ancora, PMI. scusa, ancora più chiaramente, se parliamo del bando 1 con partenariato, lì è del tutto una grande impresa, quindi segue la regola della grande impresa. Se parliamo del bando 2, è fatto il vantaggio di poter andare da sola, se il vantaggio viene considerato. Comunque ricordate che può partecipare o al bando 1 o al bando 2, no, da questo punto di vista, per cui Esatto, va sì, tenuto corretto. presente questo aspetto. Oh, il 23 marzo è un sabato, quindi no, noi bisogna stare nei giorni feriali per la chiusura della Quindi sarà il domanda. 22. Ok, quindi è il 22 marzo, il giorno, il venerdì 22 marzo, in genere si chiude alle 16 dell'ultimo giorno. Comunque, avendo 60 giorni di tempo, ecco, come dire, in genere avevamo 40-45 giorni, quindi ecco, il tempo per arrivare in fondo e prepararsi, non aspettare l'ultimo giorno per il completamento, ecco, cioè, è più che abbondante. Allora, tirocinio. Questioni tirocinio. Beh, non ci sono più gli obblighi di attivazione dei tirocini, quindi non è più necessario attivare i tirocini. Midcap, il requisito dei 499 dipendenti si fa riferimento agli occupati della singola unità locale, oppure devono prendersi in considerazione anche i dipendenti delle imprese associate o collegate? Esatto. Per il calcolo degli effettivi, quindi ai fini del calcolo della midcap, si prende sempre a riferimento l'allegato 1 del regolamento 651-2014, quindi il GBER, il Regolamento Generale di Esenzione. Il calcolo degli effettivi si fa proprio tenendo conto delle associate e collegate. Un'azienda privata con circa 60 dipendenti, ma di proprietà 100% di una grande azienda, oltre 2.000 dipendenti, può essere considerata midcap? Per quello che ho appena detto, direi di no. Avrei due domande rispetto ai criteri di ammissibilità. Se sono ammissibili aziende con codice Ateco tipo A e B, se sono ammissibili OR che non hanno sede in Regione Toscana alla data di presentazione del bando, ma che si impegna a aprirne una prima dell'avvio del progetto. Dunque, sì, allora non ci sono limitazioni per i codici Ateco, quindi anche A e B, l'importante sia un progetto di ricerca e sviluppo. Che Questo sviluppo ecco. inquadrato nella strategia di specializzazione intelligente, E questa soprattutto, esatto, che sia inquadrato nella S3, che è quella cosa più difficile per quelli che hanno certi codici Ateco un po', diciamo, come posso dire, periferici, diciamo così.
E poi per gli OR che non hanno sede in Regione Toscana, sicuramente per le imprese, ma anche per gli OR, sia pubblici che anche privati, c'è la possibilità di poter partecipare al bando senza ancora avere la sede, impegnandosi ad aprirla alla prima, insomma, che la verifica verrà fatta alla prima domanda di pagamento. Per quanto riguarda, avrei la seguente domanda erogamento e quanto avete risposto alle amministrazioni regionali. Verrà messa a disposizione un foglio di calcolo Excel per la determinazione del finanziamento massimo e il calcolo delle sovvenzioni contro interessi? No, no, non è disponibile un Excel per fare questo tipo di Anche perché lo calcolo. definisce la banca questo valore. Tendenzialmente si può fare una simulazione, qualcosa del genere, per quanto riguarda gli importi, però i costi effettivi sono quelli poi, perché ho visto anche successivamente una domanda rispetto alle banche partecipanti alla selezione per BEI. Non è detto che quelle tre banche offrano gli stessi costi dal punto di vista dell'interesse. Potrebbe essere anche leggermente diverso, sta all'impresa, perché dipende poi dai rapporti che ha e ottenere il suo piano di rientro. Noi nel rapporto tra l'impresa e la banca noi non entriamo, noi abbiamo creato soltanto le condizioni che possa essere il rapporto migliore possibile, però dipende dal rapporto stesso tra l'impresa e la banca, per il resto noi non entriamo. Quindi i costi vengono presentati, cioè ciascuno in funzione dei costi può farsi una rappresentazione di quello che ha, verificando qual è l'offerta tipica che fa la banca, insomma non c'è bisogno di un simulatore in questo senso. O un'azienda può delegare più procuratori per lo stesso bando, più procuratori per lo stesso bando? No, il rappresentante legale è sempre uno di riferimento. Non so se era da un punto di vista informatico, se è una domanda forse Enea, penso. Sì, ipotizzo che sia ovviamente una domanda tecnica perché il ruolo di procuratore esiste solo all'interno di SFT con quelle Ah, caratteristiche. ecco Quindi appunto. la risposta è sì, comunque. Ok, va bene. È possibile partecipare a più cordate contemporaneamente, ad esempio, ad una sola proposta inviata come prime e altre proposte in cordate con altri come prime? Allora, prime inteso proprio come prime proposte e altre proposte possibili in cordate. In altre come prime, cioè a più cordate non riesco bene a capire cosa si intenda. Il senso è un'impresa sia nei cioè, può presentare una sola domanda sia singolarmente che in un partenariato scegliendo uno o l'altro bando. Quindi deve apparire sostanzialmente una volta soltanto all'interno dei due bandi. O come partner o come impresa singola, quindi non può stare in altre cordate. Ovviamente come fornitore, perché un fornitore è un'altra cosa, non c'entra nulla. Assolutamente, come fornitore per noi, diciamo, non dico è invisibile, però chiaramente non è istruito come partner, quindi certo può stare come fornitore presso anche un altro progetto. In caso di partenariati misti, costa e non costa, come funziona ripartizione tra fondo ordinario e riserve? Se permetti, Leonardo, Prego. visto che l'ho fatto più volte, lo faccio io. Allora, cominciamo da quella semplice, che si capisce meglio se si parte da quella singola. Partiamo di quella singola, parliamo, il percorso è sempre lo stesso, si fa la graduatoria. A questo punto si parte dalla prima e si finanzia. Di dov'è? Della costa? Si prende dal cassetto costa. Non è della costa? Si prende dal cassetto ordinario. E via via si scorre la graduatoria. Intanto che, ammettiamo che possono esistere due casi, che a un certo punto, scorrendo la graduatoria degli ammessi, finisce il cassetto ordinario, a un certo punto, scorrendo la graduatoria degli ammessi, finisce il cassetto della costa. Primo caso, finisce il cassetto ordinario, ma ce ne sono ancora nel cassetto della costa. Da quel momento in poi si prenderanno soltanto le singole imprese che sono della costa e si scorre finché non sono finiti. Finché non sono finiti i progetti con imprese della costa, stiamo parlando del bando 2, singole imprese. A questo punto, se ci sono ancora fondi residui sul cassetto della costa, ma non ci sono più progetti della costa, si riparte, si torna indietro e si vanno a finanziare quelli che avevamo lasciato indietro, ma che non erano della costa. Nel caso del partenariato, la cosa è del tutto simile.
Cioè, si fa la graduatoria e si comincia a finanziare i progetti. A seconda dell'appartenenza dell'impresa, si prende dal cassetto costa oppure no. Finisce il cassetto ordinario, ci si comporta esattamente nello stesso modo. Finisce il cassetto ordinario, potranno essere finanziati esclusivamente progetti, tutti con imprese, tutte della costa, finché non saranno finiti. Quando saranno finiti e non saranno, il cassetto sarà ancora disponibile, si riparte da capo. Se viceversa si finisce prima il cassetto della costa, da quel momento in poi non conta più nulla. Evidentemente tutti non sarà più considerato un privilegio essere della costa, no, si andrà semplicemente nell'ordine della graduatoria. Spero di essere stato chiaro. Ok, Non ha poi. risposto però perché veniva chiesto in caso di partenariato misto, costa, non costa. È quello che ho detto, nel partenariato le imprese possono, sono tutte misti tendenzialmente. Quando è misto, in particolare se nel caso del partenariato misto, se per caso finisce il cassetto ordinario, da cui si prendono i soldi per le imprese ordinarie, a quel punto il progetto, che è un unicum, non può essere finanziato. Potranno essere finanziati con il cassetto della costa soltanto i progetti composti di sole imprese della costa. Finché non sono finiti questi progetti. Quando questi progetti di sola costa saranno finiti, si potrà procedere a partire dagli altri progetti, a quel punto non considerando più l'appartenenza. Ok? Sì, chiaro. Grazie. Dunque, dove eravamo? Che tempi sono previsti per la valutazione delle domande, pubblicazione delle graduatorie e i tempi, dunque, sono 120 giorni da legge regionale più altri 30 per in caso di integrazioni, e verranno concesse delle integrazioni alle imprese in virtù del principio del soccorso istruttorio, saranno quindi 150 i giorni a disposizione dell'amministrazione per arrivare alle graduatorie partendo dal 22 di marzo. Quindi fate i vostri conti e si va a fine agosto. Si va a fine agosto per la pubblicazione delle graduatorie. Più o meno è questa la. E questo è il periodo di Tempi che riferimento. speriamo di rispettare, salvo incidenti vari ottenuti da ottenere tutti i validatori, i tempi che ci sono, dal numero delle domande ricevute, insomma, poi ci sono tante problematiche perché poi in funzione del numero e il numero di validatori può essere faticoso da trovare in modo che siano in grado di gestire tutta la massa delle domande che verranno presentate. Sicuramente. Comunque, insomma, ovviamente i tempi si cercherà di essere rispettati, quelli segnalati. Poi piattaforme e progetti di partenariato, ogni parte ha una propria istanza legata a quella della capofila, sì. Può il coordinatore accedere con la propria utenza all'istanza del partner per eventualmente aiutarlo? Ah, questa scusate, È una domanda che mi sono voglio risposta rubare il precedente. mestiere ai colleghi, visto che era anche indicato come INF, se comunque sì, posso dire che il coordinatore può accedere con la propria utenza all'istanza del partner eventualmente aiutarlo e implementarlo fino alla necessaria fine. Sì, col sistema delle procure che si è detto prima. Poi, buonasera, l'impresa può partecipare a un bando uno in qualità di partner, essere con te fornitore? Sì, in questo caso la domanda è chiara, si può essere partner e si può essere fornitore indipendentemente in questo caso. La richiesta iniziale del codice Ateco ha una reale valenza per il grado di inammissibilità? Questo, ecco, no, per gli informatici, ma anche in questo caso vi posso dire no. Che il codice Ateco serviva, mi pare, appunto per un tanto per vedere se un'impresa è dove viene collocata, quindi non ha una finalità di ammissibilità. Nel caso RS ovviamente non c'è un filtro al riguardo, perché abbiamo detto quali sono i criteri di ammissibilità. Nel caso dell'internazionalizzazione, non dimenticate che fare la domanda non significa avere per definizione la concessione. In fase di istruttoria, quell'Ateco non ammissibile sarà stato certamente eliminato. Se informaticamente non c'era già il filtro, ma insomma il bando era chiaro, se hai quel codice Ateco non potevi partecipare. Se uno perde tempo a fare la domanda sapendo già che non sarà ammesso, anche se il sistema informatico ti consente l'accesso, scusate, ma mi pare una cattiva scelta dell'impresa che decide di partecipare comunque. Prego. La MPMI che partecipa da sola presentando una domanda su bando 2 con un organismo di ricerca deve rispettare il limite del 30% del budget
per logismo di ricerca e basta, dunque l'azienda potrà avere anche oltre il 70%, corretto? In questo caso è 70-70-30, sì, è Ma il corretto. partenariato non deve essere minimo di tot imprese? Nel bando 2 ci può essere anche la singola impresa con un organismo di ricerca. Cioè, l'organismo di ricerca è, diciamo, in questo senso, appunto, aggiuntivo chiaramente sul bando 1 no, questo non può avvenire, né si può avvenire, per esempio, in un partenariato, il bando 2 non può avere due PMI e l'organismo di ricerca, o una soltanto con l'organismo di ricerca, oppure almeno tre PMI che fanno il nucleo base di partenariato più organismo di ricerca. Poi, se un'azienda è già presente nell'SFT, può un nuovo... Procura, questa è vostra, scusate, io prego, prego, ne, se no mi... Sì, la risposta è sì, come dicevo prima, cioè, anche se l'impresa è già censita dentro SFT, si inserisce nuovamente il codice fiscale, il sistema dà un alert, utenza aziendale già richiesta, però permette di poter andare avanti. Diciamo, di default assegna un ruolo di operatore, ma nel caso siamo muniti di delega, c'è un'opzione in cui si dice sono il procuratore, quindi aggiunge un procuratore all'impresa. Poi, in caso di proposta presentata, il 24 gennaio è il giorno in cui si potrà iniziare a inviare la domanda. Sarà possibile caricare nei giorni precedenti parte della domanda? No, non sarà possibile presentare domanda prima dell'apertura formale della piattaforma, neanche a segmenti, ma tutto avverrà dopo e avrete 60 giorni di tempo perché appunto non è che è un click day, per cui si può tranquillamente sperimentare la piattaforma, capirla, comprenderla fino in fondo, tenere la programmazione, la compilazione in sospeso e riprenderla, eccetera, eccetera. Un'altra domanda, poi basta, abbiamo fatto le 15 e 30, le altre domande le Sono tutte rispondiamo. inf, vedo, da ora in poi. Quasi. Se, no, volevo solo dire se ci sono ancora tante domande a livello informatico, vi chiediamo gentilmente, ovviamente questo webinar, quando l'ingegnere Marco Tulli dice che si chiude a breve, lo chiudiamo, quindi però risponderemo alle domande con l'alias che abbiamo sul nostro portale. Nella pagina informativa potete mandare la stessa identica domanda che avete scritto nella chat a supporto SFT e io e i colleghi vi rispondiamo in maniera precisa e puntuale. Confermo che ora al termine di questo webinar sarà registrato e ci sarà anche il salvataggio di tutte le domande, quindi saranno possibile rispondere tranquillamente, avere a disposizione, quindi già preparare risposte da questo punto di vista. Eventualmente queste potranno essere pubblicate già sul sito come risposte o come c'è cioè, possibilità di poterle accedere in questo momento per verificarle. Oppure provvediamo noi. Noi pensiamo di metterla bene, mettiamo noi l'informazione sul sito, sarà comunicato il link sul sito regionale quella della parte dedicata ai bandi per quanto riguarda del PR2127, esattamente come già fatto per impresa digitale piuttosto internazionalizzazione. In quel contesto si troveranno anche le domande e appunto le relative risposte non fatte, quindi come dire, a partire dalla domanda che era... Questa di bando 2, 30% 70%, quindi da quella successiva un po' in poi saranno a disposizione anche scritte in questo modo. Se Bene. posso, scusami, se posso dare un consiglio ai partecipanti, è possibile già da oggi registrare l'utenza aziendale. Questa è un'operazione possibile che potrebbe agevolarvi, insomma, se avete, diciamo, la possibilità, quindi potete tranquillamente entrare con la vostra identità digitale come utente cittadino, come c'è scritto, e a quel punto magari potete registrare l'impresa XY SPA ed essere, diciamo, già pronti poi per il 24, se ricordo bene, di gennaio. Qualcuno va fuori giro e chiede informazioni su un'impresa digitale. Questo risponde
Risponde il Sviluppo Toscana, però posso tanto anticipare che l'istruttoria sta procedendo e noi stiamo aspettando, semplicemente Sviluppo Toscana sta aspettando delle integrazioni che sono state richieste, siccome sono i tempi specifici dell'istruttoria, ma ci aspettiamo che sia a questo punto questione di giorni, se non settimane, per quanto riguarda la disponibilità. Sui tempi previsti massimi, credo che arrivassimo proprio a questa fine d'anno per quanto riguarda i tempi di presentazione. Quindi parliamo di giorni per completamento dell'istruttore anche di impresa digitale. Sarà a brevissimo. Allora, io vi ringrazio, mi scuso per terminare prima delle domande, so che ne avevate molte, però impegni si susseguono e non è possibile proseguire ulteriormente. Vi ringrazio, confermo che questa è la registrazione di questo webinar che ora fermo sarà disponibile. Questa parte qui. Ok.